Ti sto per mostrare una strategia molto semplice e che può essere messa in pratica da tutti, soprattutto per i principianti e per chi si sta avvicinando a questo mondo. Sappiamo bene che per fare trading in un modo profittevole bisogna conoscere tantissime cose. Bisogna studiare, bisogna sbagliare, perdere soldi prima di andare più in profitto. Ma questa strategia, se seguita alla lettera, nel lungo termine può portarvi dei buoni risultati. Non perdiamoci in chiacchiere e quindi andiamo subito al sodo. Allora, mi trovo su TradingView, siamo su euro dollaro, e lo strumento che utilizzeremo per capire come mettere in pratica questa strategia è il ritracciamento di Fibonacci, che troviamo qui, questo qua. Quindi lo selezioniamo e, andando a cliccare una volta sullo schermo e poi una seconda volta, ci va a mettere sul grafico dei livelli, ok, dei supporti e delle resistenze. Per chi non sa cosa sono i supporti e le resistenze, vi consiglio di andare a guardare il video che vi lascio qui sopra nelle schede. È una guida base di trading per principianti, dove vado a spiegare anche cosa sono i supporti e le resistenze. Quindi prima di vedere questa strategia, vai prima a guardare quel video, ok? Quindi questo è uno strumento che semplicemente ci dice in modo automatico dove sono i supporti e dove sono le resistenze, ok? Tutte queste linee sono supporti e resistenze, quindi dove il prezzo può rimbalzare, ok? Allora, per farvi un esempio veloce, vediamo questo grafico. In primis non dobbiamo essere su un time frame basso, quindi è un minuto, ma può andare bene magari pure 15 minuti, ok? Più aumentiamo il time frame, più la strategia può essere profittevole, va bene? Se andiamo su un time frame ad un minuto, può essere abbastanza fallimentare, quindi il ritracciamento di Fibonacci va a funzionare sempre di meno, ok? Quindi se aumentiamo comunque il time frame, andiamo più sul sicuro, tra virgolette sicuro, né niente sicuro. Quindi andiamo a fare un esempio. Ma aspettate, prima di andare avanti ho una sorpresina per voi. Approfittando dei mondiali, tantissime aziende stanno organizzando dei giveaway dove noi possiamo partecipare e guadagnare un bel po' di soldini. In questo caso a farci guadagnare qualcosa ci pensa Moodrex, un'app che vi ho già presentato sul canale e che ci permette di investire in cripto indici in modo semplice e veloce. Vi lascio il tag nelle schede qui in alto per chi ancora non avesse visto il video. Grazie a Moodrex abbiamo la possibilità di guadagnare fino a 2000 euro invitando i nostri amici. Quando un amico invitato deposita 10 dollari, lui ottiene altri 10 dollari da investire nell'app. Invece tu, per ogni amico, ottieni fino a 200 euro che verranno aggiunti al tuo saldo e destinati agli investimenti su Moodrex. Ma attenzione, fino a 10 persone invitate. Quindi, senza perdere tempo, registrati a Moodrex dal link che ti lascio qui sotto in descrizione. Dopodiché clicca su Ottieni 2000 dollari e copia il tuo link di invito e invialo ai tuoi amici. Il ritracciamento di Fibonacci si utilizza in questo modo. Si mette il primo punto all'inizio di un trend e l'altro punto alla fine del trend. Cosa vuol dire? Ad esempio, noi vediamo che il prezzo si è mosso in questo modo, ok? A rialzo. Quindi nel caso in cui il prezzo va a rialzo, dobbiamo selezionare il punto di partenza di questo trend. In questo caso è questo. Quindi io faccio clic una volta qui, mi allargo un pochino e il secondo clic lo vado a fare sulla fine di questo trend, ok? Quando vedo che il prezzo sta scendendo, quindi qua, ok? Quindi seleziono il punto di partenza e il punto di fine di questo trend. Quello che a noi interessa è questo, è sapere dove va a rimbalzare il prezzo prima di ripartire, ok? Quindi dobbiamo cercare di capire, in base a tutti questi supporti che il ritracciamento di Fibonacci ci va a mostrare, dobbiamo cercare di capire il prezzo dove può andare a rimbalzare. Di norma, quello che succede nella maggior parte dei casi è questo. È proprio quello che vediamo qui. C'è un trend al rialzo. Questo che vediamo qui è un ritracciamento. C'è sempre, sempre, sempre in ogni trend, che sia al ribasso o al rialzo. Quindi vedremo sempre un ritorno verso il lato opposto per poi risalire, ok? Vediamo più nei dettagli. Quindi abbiamo selezionato punto di partenza, punto di fine del trend. Noi ci dobbiamo aspettare che il prezzo vada a rimbalzare maggiormente su 0.5 qui, quindi su questa linea, oppure soprattutto su 0.61. Quando il prezzo va a rimbalzare su 0.61 è proprio questo il momento in cui dobbiamo aprire una posizione. Quindi il prezzo scende qui, noi possiamo mettere sia un ordine pendente, quindi lasciamo comunque un ordine di acquisto qui, oppure vediamo il grafico che scende, vediamo che effettivamente il prezzo è rimbalzato proprio su questo livello qui e qui andiamo ad aprire una posizione. Dove andiamo a chiudere la nostra posizione? Quindi il nostro take profit dove lo andiamo a mettere? Ovviamente vi vado a mostrare come io utilizzo questa strategia, poi voi fate come volete, ok? Allora,
per capire dove posizionare lo stop loss e il take profit, io faccio in questo modo. Lo stop loss lo vado a mettere qui su quest'altro livello, ok? Maggiormente, nella maggior parte dei casi, quando il prezzo va a rimbalzare su questo livello qui, ci sta a dire che comunque non ha tanta forza per ripartire al rialzo, ok? Quindi possiamo capire che quando il prezzo tocca questo livello che va oltre lo 0.61, dobbiamo capire che il trend al rialzo, al ribasso, in base al grafico che ci troviamo davanti, dobbiamo capire che il trend è finito e quindi può esserci un'inversione di trend, ok? Spero di essermi spiegato bene. Quindi io apro una posizione long qua, il mio stop loss lo vado a mettere qui su questo livello qua, ok? Che mi indica stesso il Fibonacci. Il take profit io lo posso mettere anche qui, ok? E avrò un rischio rendimento 1 a 3. Che significa? Significa che se io vado a fare un'operazione, la chiudo in profitto e la vado ad aprire sempre con questo stop loss e questo take profit, il mio profitto ogni volta che vado in vincita è di 3 euro ad esempio, ok? Nelle volte in cui vado in perdita, la perdita è solo di 1 euro. Significa che se io su 3 operazioni ne sbaglio 2 e ne becco una, sono sempre in profitto, perché quando vado in profitto vinco 3 e quando perdo perdo 1, ok? Quindi mantenendo questo rischio rendimento nel lungo termine si può andare comunque in profitto anche se le operazioni in negativo sono maggiori di quelle in profitto. Quindi diciamo che questo è il modo in cui io vado a mettere take profit e stop loss, ok? Poi, come già vi ho detto, potete decidere di aprire la posizione qui oppure metà qui su 0.50, perché più volte capita che il prezzo rimbalzi proprio su 0.50 e poi riparte al rialzo, ma maggiormente è lo 0.61 che comunque ci indica che possiamo comunque aprire una posizione e quindi puntare al rialzo. In primis cerchiamo di capire come funziona al ribasso. Andiamo in un time frame più basso solo per mostrarvi come funziona il Fibonacci, ma ve lo sconsiglio di utilizzarlo a 5 minuti perché ha più fattibilità comunque nei time frame maggiori. Allora andiamo ad esempio a vedere qui vediamo che c'è un trend al rialzo, no? Vedete? Trend al rialzo, ritracciamento, trend al rialzo, ritracciamento, trend, ritracciamento e via sempre così. Quindi noi con il Fibonacci quello che possiamo fare è questo: identifichiamo il punto di inizio del trend, fine del trend e cerchiamo di capire il prezzo dove va a rimbalzare. In questo caso vediamo che è nel mezzo tra 0.61 e 0.7, ok? Il prezzo rimbalza e poi ritorna a salire. Quindi qui magari facciamo che abbiamo aperto un'operazione qui, stop loss qui su 0.7 e comunque non ce l'avrebbe toccato, take profit qui e saremo andati in profitto. Facciamo che vogliamo continuare questa nostra salita, ok? Adesso andiamo a togliere questo perché sennò non capiamo niente. Questo è un altro trend, questo qui che vediamo qua. Quindi prendo il Fibonacci, posso anche metterlo da qui o da qui, lo metto da qui, questo è il punto più alto del trend, quindi vado a mettere il secondo punto qui, vedo il ritracciamento e vedo che va precisamente su 0.61, rimbalza qui 3 volte per poi risalire. Quindi cosa avrei fatto io? Apro la posizione al rialzo con stop loss sempre qui e take profit qui, ok? Vediamo che qui c'è un altro trend al rialzo e poi un altro ritracciamento. Quindi cosa facciamo? Prendi Fibonacci, metti qui. Qui vediamo che il prezzo è arrivato con l'ombra di questa candela quasi sullo 0.50 e poi è rimbalzato, ok? Quindi non è arrivato nemmeno sullo 0.61. Perciò vi dico, valutate voi se volete aprire metà posizione qui e l'altra metà qui, oppure direttamente su 0.50 o su 0.61. Vedete voi, ok? Quindi un'altra operazione in profitto. Questo è un altro trend al rialzo. Questo è un altro ritracciamento. Andiamo a vedere dove si va a fermare. Punto di inizio, punto di fine del trend. Rimbalza, come vediamo, sullo 0.7, ok? Rimbalza una volta qui, va a risalire, però cosa succede? Il prezzo ritorna giù e quindi ci avrebbe toccato il nostro stop loss. Come già vi ho detto prima, il prezzo quando va a superare lo 0.61 e rimbalza su quest'altro livello, è molto più probabile che è finito il trend al rialzo, ok? E quindi può ritornare giù. Infatti qui ci avrebbe toccato lo stop loss. Poi, successivamente dopo, vediamo che il prezzo è andato a risalire. Io adesso sono a 5 minuti, però comunque vi consiglio di utilizzare time frame maggiori, ragazzi, perché il Fibonacci ha più validità su time frame maggiori. Mi raccomando, non vi fate prendere dalla voglia di fare guadagni veloci veloci, perché è meno profittevole sui time frame bassi. Quindi mi raccomando, vediamo qualcos'altro
magari vi faccio vedere al ribasso come utilizzare questo Fibonacci. Allora vediamo qui c'è un trend al ribasso, no? Quindi vediamo che il prezzo scende, quindi noi prendiamo il Fibonacci. E a questo punto come bisogna fare? Perché qui parliamo di un trend al ribasso, dobbiamo selezionare sempre il punto di inizio del trend. In questo caso il prezzo va a scendere, quindi il punto di inizio è questo qui più in alto qui, ok? E il secondo punto è dove finisce il trend al ribasso, quindi questo qua, ok? Questo che vediamo qua. Come vediamo, il prezzo va a rimbalzare quasi precisamente su 0.61 per poi riscendere. Vediamo un altro esempio, andiamo ad esempio magari a time frame ad un'ora e io vado a guardare il grafico più con distanza, perché se vado troppo sotto non riesco a capire qual è il trend al ribasso, dove devo mettere il Fibonacci, eccetera eccetera eccetera. Quindi allontano il grafico e come vedete riusciamo a capire meglio il prezzo come si muove, ok? Trend al ribasso, ritracciamento, trend al ribasso, ritracciamento, ok? Se andiamo troppo vicino non capiamo niente, perché sono micro movimenti e quindi non conviene. Quindi prendiamo il nostro Fibonacci, punto più in alto, punto più basso, il prezzo rimbalza precisamente sullo 0.61 e poi ritorna giù, fa più rimbalzi come vedete, ok? Il take profit ce l'abbiamo qui in questo caso, va bene? Vi faccio vedere così non ci sono dubbi. Apro sempre la posizione qui, stop loss sempre su quest'altro livello e take profit qui, ok? E quindi avrebbe toccato il take profit. Andiamo a vedere magari successivamente, sempre per fare un altro esempio, allontaniamo perché sennò non capiamo niente. Quindi trend al ribasso, ritracciamento, trend al ribasso, tutto questo, ok? Quindi così, così. E qui vediamo che più volte il prezzo rimbalza su 0.5. Vedete quante volte rimbalza? Pure qui. Poi rimbalza sullo 0.61. Su questo punto qua. Possiamo anche allargare ancora. E solo a questo punto poi riscende, toccandoci poi il take profit. Ok? Spero di essermi spiegato bene. In ogni caso, per chi è proprio alle prime armi, non riesce a capire nemmeno supporti, resistenze e cose varie, come già vi ho detto, ho fatto una guida base di trading dove vado a spiegare supporti e resistenze, le cose basilari da sapere anche per mettere in atto magari questa strategia. Ti lascio qui la guida, spero che questo video ti sia stato utile e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!